Ciao, sono Carlo. Oggi ti spiego come suonare questo breve riff in slap. Partiamo subito con il movimento tradizionale dello slap, che è fatto da due movimenti. Il tumb, fatto con il pollice, e poi lo slap che strappa alla sua ottava. In questo caso io sono su un sol. Dovrò fare un colpo in tub, uno slap e di nuovo uno in tub. Quindi pollice, strappato, pollice. Poi vado sul Mi a vuoto. Anche qua suonerò pollice, Mi a vuoto e la sua ottava a tasto 2, corda di Re. Qua c'è una pausa di un quarto. Uno. Poi c'è una strisciata che parte all'incirca dal Re, ma è abbastanza indifferente, potete farla anche più in su, tanto non si sente l'attacco, ma si sente, deve sentirsi la strisciata. Quindi. Ripete di nuovo Sol e Mi. I restanti due quarti vado sul Do e sul Re. La particolarità è che sul Do io ho un doppio strappato. Questo doppio strappato io lo faccio con due dita diverse, cioè strappo il primo Do con l'indice e il secondo con il medio. L'importante è che sia un gesto unico, cioè il pollice scende a fare il Do. Quando sale che ricarica, in un unico movimento io strappo i due Do acuti. E non invece una cosa del genere, dove io rifarei il movimento a vuoto del pollice. Così è sbagliato. A meno sbagliato. Diciamo che così non vi permetterà di raggiungere velocità più alte. Invece se in un unico gesto la velocità che raggiungerete sarà sicuramente maggiore. Esercitatevi un po' solo su questi due quarti. Riprendendo il giro. Grazie per aver visto il video, spero di esserti stato utile. Questo esercizio è contenuto nel mio metodo ebook Easy Slap, quindi lo potete trovare sul mio sito www.carlochirio.com oppure in vendita su Amazon, iTunes. Grazie ancora per aver visto il video, metti un mi piace, un commento ed aiutami a far crescere il canale. Grazie, ciao, buona musica. Thank you.